Carissimi concittadini, riprendiamo oggi i nostri appuntamenti con le informazioni alla città e l'occasione è data dall'inaugurazione sabato scorso della cosiddetta Casa dell'Acqua. Ne hanno già parlato un po' i giornali. La Casa dell'Acqua consiste in un certo senso, in maniera ideale, nella moderna fontana pubblica, perché di fatto si tratta di un distributore automatico di acqua naturale microfiltrata e acqua gasata. Un'iniziativa questa realizzata tra il Comune di Stresa e l'Lions Club Verbano Borromeo, che pertanto ringrazio nella persona del suo presidente, che è l'ingegnere De Giovannini, che è proprio di Stresa, tra l'altro. Iniziativa appunto che abbiamo subito sposato insieme al Lions Club, perché di fatto intende sensibilizzare tutti i cittadini sull'uso dell'acqua pubblica, dell'acqua potabile nei nostri acquedotti, che è un'acqua tanto buona quanto salubre, alla pari delle acque che vengono vendute normalmente nei negozi o nei supermercati. La distribuzione per la prima settimana sarà una distribuzione gratuita dell'acqua, quindi sia dell'acqua naturale sia dell'acqua gasata. Dalla settimana prossima poi vi sarà un costo di 10 centesimi a litro e mezzo, un costo che serve ad ammortizzare i costi stessi della macchina e della struttura che abbiamo realizzato. L'intento, ve l'ho detto, qual è? Quindi quello di sensibilizzare sull'uso dell'acqua pubblica dei nostri acquedotti, sia anche un valore sotto un certo punto di vista, anche se nel suo piccolo ecologico, perché coloro che utilizzeranno quest'acqua dovranno farlo attraverso delle bottiglie di vetro, e quindi in un certo senso contribuiamo ad abbattere l'uso della plastica. E poi un altro ulteriore valore che voglio appunto rappresentarvi, quello del fatto che, essendo collocata in piazza Sirtoli, di fronte alla Palazzina Liberty, quindi a ridosso del centro storico, a ridosso anche del centro anziani, vuole essere anche un modo di venire incontro a tutta la popolazione anziana, anche in un momento anche di difficoltà economico, perché possono trovare comunque dell'acqua a un costo inferiore rispetto a quella che normalmente viene venduta nei circuiti tradizionali. Quindi ringrazio ancora tutti coloro che hanno partecipato per questa iniziativa, che ricordo essere la prima dell'Verbano Cusi Ossola. In un certo senso anche per questo Stresa fa un po' da ponte verso tutti gli altri comuni.